show non era soltanto i 20 centesimi, insomma, c'era una lista di altre pubblicazioni. Noi abbiamo cercato di portare qua quest'anno un rappresentante di questo movimento, si chiama Movimento per un Passe Libre, no? Che diviene proprio il diritto al trasporto pubblico gratuito di qualità. Loro purtroppo non sono potuti venire, ne sono di loro, perché proprio il 25 prossimo, ottobre, ci sarà in tutto il Brasile un'ondata di manifestazioni simultanee, insomma. No, in tutte le piazze del Brasile loro stanno guidando un po', organizzando queste manifestazioni, non sono potuti venire. E noi adesso vediamo questo, stare scaldando questo video che ci ha portato Giselle. Giselle, ci puoi dire, però ci sono chi che arriva il video, come è stato prodotto questo video, chi l'ha fatto, chi è che fece questo video, chi è che fa il video, perché in portoghese. Esse vídeo tá sendo, esses vídeos, na verdade, estão sendo produzidos por uma rede de comunicadores populares que... São produtos da uma rede de comunicadores populares, que é uma coisa própria alternativa. Porque a mídia comercial tem relatado apenas que vândalos estão indo para a rua. Porque a TV, diciamo, a mídia... diciamo così, mette in onda sempre che sono i vandali, che sono dei vandali che stanno distruggendo la città. E a gente tem tentato produzir vídeos e matérias e fotos que estejam na nossa linguagem, na nossa linha editorial, naquilo que a gente está levando para a rua de verdade, naquilo que a gente está sofrendo também de repressão do Estado. Ciò che vogliono loro è fare proprio queste filmate con la verità, con i servizi, con quello che realmente sta accadendo. Ok, adesso vediamo il video, ma ti ringrazio, vediamo un po' di lavorare, più corto però. A equipe de reportagem de RT esteve no local e registrou cenas da ousada ação das